Il nostro pianeta è pieno di cose pazzesche, luoghi spettacolari, animali giganteschi, attrazioni da brivido e via dicendo. Però eccoti un paio di foto incredibili che dopo averle viste rimarrai a bocca aperta. Dubai è una di quelle città che ti fa emozionare, perché qui potete trovare le cose più strane che vi possano passare per la mente. Tra tutte le sue meraviglie, però c'è una cosa che lascia a bocca aperta qualunque turista, ovvero i suoi immensi grattacieli. Eccovi una foto sensazionale che vi dà un'idea di quanto siano alte queste strutture. Qui ce n'è una in particolare che attira subito la nostra attenzione, ovvero il Burj Khalifa. Con i suoi 830 metri, di certo non passa inosservato. Vedere tutte queste costruzioni che spuntano appena sopra la fitta coltre di nuvole, beh, trasmette un certo stupore. A dire il vero sembra quasi un'immagine creata con Photoshop, ma qui ragazzi non c'è trucco, non c'è inganno, è tutto incredibilmente vero. Adesso magari vi starete chiedendo perché ho scritto la parola cactus con la K. Beh, per via del nome di un simpaticissimo personaggio che voi tutti conoscete. Stiamo parlando di quel simpaticone di Mr. Crab. Sarà pur tirchio e fissato coi soldi, ma d'altro canto fa ridere, quindi questo è l'importante. Un giorno un utente scattò questa foto e la pubblicò online. Il punto è che questo cactus è più unico che raro. Infatti se lo guardate un attimo, vi accorgete subito che ha praticamente la stessa forma di Mr. Crab. Perfino i suoi occhi lunghissimi sono quasi identici. E anche qua ragazzi non c'è trucco, non c'è inganno. La pianta è semplicemente cresciuta in questa maniera. Il 3 dicembre del 2017 abbiamo assistito ad un evento unico. La superluna ci ha permesso di scattare alcune foto veramente magnifiche. Tra tutte quelle che girano sul web, a mio avviso questa è una delle più belle in assoluto. Quella che vedete è la superluna di Partenone. Per chi non lo sapesse, il Partenone è un tempio greco, risalente a 2500 anni fa, ha un'altezza di 14 metri e la sua costruzione iniziò nel 447 a.C. Beh, vedere questa incredibile opera umana di fianco a un evento così raro è una soddisfazione indescrivibile. Il motivo per cui la luna era così grande è perché si trovava in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra. In rete girano un sacco di foto scattate al momento giusto, ma tra poco vedrete una foto che non solo è stata scattata al momento giusto, ma è totalmente surreale. Se guardate questa immagine, vi sembrerà quasi uno scatto tratto da un film d'azione, ma qui gli effetti speciali non c'entrano, è tutto vero. In pratica un ragazzo voleva fare delle foto alla sua nuova GTR, però durante lo scatto è riuscito ad immortalare un fenomeno pazzesco. Adesso giustamente qualcuno si chiederà a cosa sia dovuta questa strana luce che sembra scendere dal cielo. No ragazzi, non si tratta di un segnale mandato dal Signore, bensì di un effetto molto raro, provocato dal fulmine al contatto con le nubi. Nel golf fare buca in un colpo solo è veramente molto difficile, ci vuole sicuramente un mix tra botta di culo e bravura. In questa foto però non è stata una persona a fare buca in un colpo solo, bensì la natura. La foto è stata scattata nel Kentucky e adesso probabilmente qualcuno un po' confuso si chiederà che caspita sia successo a questo campo da golf. Ecco, tutto ciò è dovuto a un fulmine che ha colpito esattamente il palo da bandiera. Quindi una volta toccato terra, il fulmine ha bruciato il terreno, dando vita quasi ad un'opera artistica.